Dopo il question time incentrato tutto su tematiche relative al patrimonio, che ha visto quindi impegnato a rispondere l'assessore Tuccillo, si è aperta la seduta dedicata alle linee di indirizzo programmatiche per la predisposizione del bilancio di previsione 2012. Prima della discussione è stata approvata una proposta grazie alla quale si sarebbe ascoltata la relazione dell'assessore al bilancio, Riccardo Realfonso, e successivamente rinviato il dibattito a lunedì prossimo, 23 gennaio. Sentiamo l'assessore Realfonso. Noi abbiamo lavorato nel 2011 con 138 milioni di euro in meno rispetto al 2010. Questa è la situazione che abbiamo gestito, che la nostra giunta ha dovuto gestire. E il taglio previsto nel 2012 è più o meno di questa entità. Ripeto, qui ci sono ancora delle cose che il governo deve chiarire. Certo è che rispetto all'anno precedente, al 2011, questa volta il comune e i comuni italiani hanno delle leve per poter agire. Abbiamo conseguito un risultato di forte contrazione della spesa senza dell'ordine di 110 milioni di euro, dell'ordine di circa il 10% della spesa corrente, senza tagliare servizi ai cittadini. Noi siamo intervenuti con un bilancio di previsione che ha previsto un taglio della spesa di circa 110 milioni di euro, un'azione di controllo molto forte della spesa, di taglio dei costi della politica. Interventi drastici sul sistema delle società partecipate, una significativa lotta all'evasione. Noi consideriamo questo bilancio un bilancio strutturale, nel senso che è un bilancio che dovrà operare molto sullo sviluppo di questa città, sulla ripresa del lavoro e invertire i trend negativi che ci sono stati nel passato. Si sta approvando una manovra sulle liberalizzazioni. Allora, bene, diciamo anche una cosa chiara al governo, l'ho già detto in queste ore. Mi auguro che non ci sia un azzardo politico che porti a cancellare con un decreto il Movimento Popolare Nazionale che ha portato al referendum sull'acqua pubblica, perché questo sarebbe inaccettabile politicamente e giuridicamente.